libro dedicato alla partita e con l'apertura della mostra, che sarà viva fino alla fine del premio internazionale della partita nuova, che sarà fino al 2 ottobre. Quindi chi vuole, qualche zona, può anche venire durante questi giorni sia a visitare la mostra, ma allo stesso tempo ad ascoltare i concerti e le audizioni che verranno fatti all'interno dell'auditorio San Francesco. La partita è molto buona, molto importante, proprio perché è stata ha permesso la diffusione della stereotomia in Italia. Dopodiché, per quanto riguarda gli organi elettronici, sia più importante che per la console, il ruolo e il compito della pubblicazione è stato fatto soprattutto da Claudio Giacconi. E poi le passo la parola. Grazie. Io non mi voglio molto dilungare perché siamo già un po' delicati con i tempi. Comunque voglio dire che il nostro lavoro, perlomeno quello che io ho cercato sempre di portare avanti, è stata la ricerca e la riparazione di strumenti musicali della partita, soprattutto quelli sempre più storici. E quindi questo è stato un lavoro che è stato fatto da me personalmente, ma anche dall'Associazione Culturale Partita, che io rappresento. Quindi è stato un sacrificio veramente grande portare avanti questo discorso. Però grazie a questa amministrazione comunale, grazie al gruppo di cittadini e al sindaco Roberto Ascani, noi siamo, oggi abbiamo un aiuto economico che ci permette comunque di stare un po' più tranquilli. Quindi io vorrei fare un applauso a questa amministrazione comunale e al nostro gruppo di cittadini. Che la Farfisa è stata la più grande azienda europea produttrice di pianoforti acustici verticali. Noi facevamo fino a 3.500 pianoforti all'anno, nessuna azienda europea faceva un numero così alto di pianoforti. Perché? Perché è uno strumento in cui la manualità è altissima, quindi è un prodotto artigianale. Quindi vedremo, confermato di 25 anni fa, all'interno dello stabilimento, e vedremo alcune fasi, perché tutte sarebbe impossibile vederle. Comunque partiamo con il video. Qui siamo invece alla tavola armonica, che è il cuore del pianoforte, quella che trasmette il suono. E qui siamo al montaggio della meccanica, vedete? Questa è un'operazione molto da fare con precisione. Queste misure devono essere rispettate proprio il più possibile per ottenere un suono il maggior più bello possibile. Quindi viene rispettata la distanza tra la corda e il martello, che deve essere di 46 mm. Nel suo processo il pianoforte viene accordato almeno 5-6 volte. Questa dovrebbe essere la quinta, la sesta volta che viene accordato, perché le corde hanno bisogno di stabilizzarsi. Parte con il piano, lo vedete, oggi ci sono molti marchigiani elettronici, e tramite questa chiave si tira o si abbassa la corda. Vetrina che abbiamo qua alla mia sinistra è dedicata a una rappresentazione cinematografica.
stato insomma direttore d'orchestra, compositore, ma innanzitutto comunque è stato effettivamente un fisarmonicista e ha avuto molto successo comunque nella Rai, no, in televisione, e quindi diciamo che ha portato questo strumento nella casa di milioni di italiani negli anni 50, 60, 70, insomma è stato proprio un grande studio. Raffigura l'esercito vittorioso, quindi l'esercito sardo-piemontese. A cavallo trovate il generale Enrico Santini, che con il titolo indicava sempre di Castelfidardo. Poi lì trovate appese le foto del giorno dell'inaugurazione, il corteo che era stato realizzato per possa ricordare come questo marchio. Si chiama Associazione Culturale Partisa. Certamente la Partisa per il nostro territorio è stata di fondamentale importanza, perché ha creato lavoro e ricchezza e anche fama nel mondo, perché tanti gruppi musicali, parliamo di Pink Floyd, parliamo di tanti altri strumenti e musicisti hanno utilizzato i nostri strumenti, e quindi la Partisa è stato come dire di traino all'economia marchigiana. Grazie a Claudio che mi ha dato questo onere così importante di presentare questo concerto. Siamo alla decima edizione del Farfisa Day, quindi è doveroso da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, dirvi grazie di cuore, perché tutti gli anni ci siete in maniera forte, accalorata, per ricordare questa azienda che ha dato lustro al nostro territorio, alla nostra eccellenza artigianale. Buon ascolto a voi, maestro Mirko Patarini. Thank you.
altri due artisti straordinari che stanno, Gabriele Esposto e Marco Santini. Buon ascolto.